Ciao a tutti raga, oggi parliamo sempre di studio e quindi continuiamo con la parte dei lavori riguardanti l'impianto elettrico. Questa parte è stata prima della quarantena e poi successivamente ci sarà una parte riguardante tutto quello che è avvenuto dopo la quarantena ed è ancora in corso, quindi molte cose le vedrete nei prossimi video. E niente, guardate. Di sabato sera dice Alberto che monta le prese e come potete vedere non si vede una mazza, abbiamo solo quel punto luce lì. Io mi smonto qui e i neon vecchi sono lì, sto dando una sistemata anche se non sembra. È un po' più sistemato di prima, ho tolto tutti i tubi, tutte le cose in mezzo ai piedi e niente, così oggi proviamo nella pulizia tra virgolette. Ma mettete la doc! Metti la doc! Un po' verso di là. Alberto, verso destra! Verso destra! Verso destra! No, buono! Così. Verso destra! Ma sicuro! Ah, eh! Da qua pare! Vai, vai, vai! Fissa! Ti so! Gli pare dritta un palo! Ah, sei sempre solito porco. Fammi una foto. Che bella uova. Bravissimo. Fammi una foto. E siamo qui fino a sera inoltrata anche questa domenica a chiudere le cassette dell'elettricità. Guardate come si chiudono bene. Dell'elettricità. E ora la prova del 9. Vedremo se il lavoro di oggi di montaggio dei neon sarà un successo, un fallimento clamoroso, clamoroso. Perfetti. Così devono essere tutti spenti. E così accesi. Ok, con i neon che avevamo colti ieri la situazione è migliorata. Praticamente adesso si possono fare i video tranquillamente perché non fa più lo sfarfallio, ecco, detto in italiano lo sfarfallio, cioè quella lì non ci sta dando segni della vita, quindi adesso vedremo qual è il problema, se è una questione di neon che sicuramente. Secondo te cos'è, Alberto, la problematica di quella luce? Tu sei la... di quella luce là che non funziona, qual è la problematica, Alberto? Qual è secondo te? Siamo delicati, stai delicatamente. Parlo del riscattamento con Alberto. Vediamo il problema, Alberto. Prendi la scala, prendi la scala. Where is the scala? The scala is in the scala. Esterna. Here. Oh, non vedo nothing. Ok. That's okay. Alright.
What is the problem in this? Don't cazzuliare ever. Don't cazzuliare ever. Scala, scala. Alberto, secondo te perché ha problemi questa? No, ho sbagliato. Ma qual era? Pest. No. No, non va più. Ma perché con il pugno? Ah, riprova. Forse li batti male. Riprova. Ah, no, c'è qualche cosa che fa falso contatto. Sono i neon. Perché? Accendi. Poi lo starter. Staga! Funziona! Ok, ora facciamo la cosa. Ora dobbiamo fare delle... I capelli come una crapa. Dobbiamo fare un'inversione di un deviatore, perché praticamente abbiamo tutti che si accendono giusti, ma questo qui si accende come si spegne, quindi quando tu lo schiacci al contrario. Poi facciamo la prova delle prese. Le prese che vedete lì a soffitto, che ci serviranno per attaccare i faretti nei set, sono comandate da quei da questi interruttori qui. E adesso le proviamo anche con quel faretto lì, appositamente sistemato per l'occasione. Perché devo schiacciare io l'interruttore? Un attimo. Hey! 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 Che? Funziona. Come? Con due? Bravo, ok. E poi comunque la riscriviamo cosa sono. Ma mi pare che ce l'ho qua in uno degli scatoli. Anzi, senza mi pare, sicuro qua. Ton 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 ton. Che sembra un film horror, figlioli, guardate che c'è qua. Ton 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 ton. Ah! Sì, sì. Ok. Ragazzi, fanno un sacco di luce, altro che quelli che c'erano prima. Veramente, quelli che c'erano prima erano questi. Per me, secondo me, si possono buttare tutte queste cose. Cioè, guardate che schifo. Secondo me non fanno un sacco. A parte il fatto che è veramente bellissimo, il fatto che non fa sfarfallio. Per fare che? Devo mettere un po' di... Per te era tutto sporco, perché tanto vi ho passato l'impregnante nei tavolini. Questo è il lavoro che ho fatto sui tavolini di legno. Ancora si devono asciugare tipo in una settimana. Almeno questo che io l'ho passata, se non di più. Quello meno, però si devono asciugare tutte e due ancora. Se si tocca è resinoso. Queste sono dirette, quindi senza interruttore. Ok, funzionano tutte e due. We test the others. Ok? Yeah? Anche se ne mancano. Ce n'è più. Quello in mezzo. Dove? Quello in mezzo. Abbiamo ritornati più forti di prima. Eh sì. Questo qua lo devo conservare. Che? Studio 23. No, buttalo. Abbiamo... dovevamo girare in questi giorni, già penso, invece siamo ancora qua, quarantena, finita, quindi stiamo pulendo per accogliere gli attori e ricominciare tutto. Quando faccio la fotocamera interna, quando faccio il video con la fotocamera interna mi sembrano gli occhi storti, perché guardo lo schermo però la fotocamera è lì, quindi dovrei guardare così. Però così non guardo l'inquadratura e quindi
faccio cagare. E niente, là, stiamo sistemando. Finalmente. Finalmente mi viene in mente di fare qualche video pure. Sti gessetti te li vuoi salvare o li vuoi? Guardate che sballo che ha. C'è una strana sensazione di essere in mezzo alla strada. Però vabbè, seguiamola questa sensazione. Benissimo, avete visto anche la differenza tra l'umore prima della quarantena e quello dopo. Praticamente è stato un po' distruttivo, però siamo tornati. Adesso che abbiamo ripreso, ci vediamo ai prossimi video con tutto quello che è successo, che sta succedendo dopo appunto il lockdown. Iscrivetevi, mettete mi piace, commentate, fatemi sapere cosa volete vedere in particolare e ci vediamo al prossimo video.